Solo due parole per inquadrare questa giornata e questo evento all'interno di un percorso, del percorso che stiamo intraprendendo con decisione, pur con gli scarsi mezzi che abbiamo a disposizione dal punto di vista economico, ma con la voglia di fare questo percorso. È un percorso che è nato con la nascita del tavolo immigrati nel 2010, che attorno al quale si sono riunite e lavorano numerose associazioni che nel nostro territorio si occupano di accoglienza, di pensiero attorno al tema della società che cambia con l'arrivo di questa nuova novità, di queste nuove persone che entrano a far parte della nostra comunità. E dal tavolo sono nate pian pianino idee, spunti, progetti di lavoro. Nel corso dell'anno scorso e di quest'anno stanno andando avanti e a maturazione numerose iniziative. È stato costituito, grazie anche con la collaborazione dell'Ente per l'educazione degli adulti, un polo di formazione per formatori, si chiama il polo per l'analfabetismo, che ha sviluppato un intervento di formazione con tutto il mondo associativo che si occupa di corsi di italiano per stranieri nel mondo del volontariato, dando a loro strumenti di lavoro, strumenti didattici, corretta modalità d'approccio al tema. Ed è stato un intervento molto apprezzato, molto seguito. Abbiamo fatto nel mese di aprile invece un momento di riflessione e di approfondimento sul tema della cittadinanza e sul diritto di cittadinanza, e su questo tema proseguiremo anche in sede amministrativa, portando avanti anche in consiglio comunale una mozione, un atto formale che appoggia la necessità di dare riconoscimento di cittadinanza ai cittadini che nascono soprattutto in Italia e che comunque ci lavorano, ci abitano a lungo e che devono percorrere un percorso molto e troppo faticoso e difficile per avere un riconoscimento di cittadinanza. Abbiamo poi ragionato sulla possibilità di un momento in cui veramente ci fosse un momento di confronto, di scambio e di dialogo, e abbiamo pensato che attorno al tema delle differenze religiose, ma della comunità religiosa che sulla differenza comunque si fonda, ci potesse essere un momento anche un po' giocoso, anche di riflessione, ma anche di incontro, ed è nata l'idea di questa giornata.